questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Viva Pinata! Ok, ok, allora cosa vorrei fare in questo episodio? Perché come sapete ogni volta che iniziamo il video vi dico sempre cosa vorrei fare, appunto. Allora, la prima cosa che vorrei fare, cosa che comunque però non siamo riusciti, diciamo, a fare nello scorso episodio, ossia cercare comunque di fare una casa o delle farfalle bianche o appunto di quelle colorate. Poi, se non vi ricordate, appunto qui avevamo ingrandito tutto perché appunto diciamo che eravamo tipo bravi nel giardinaggio, e infatti prima di tutto vorrei vedere, ecco, come stanno le piante, perché comunque appunto diciamo che facciamo già tutto lungo, facciamo che comunque, cioè diciamo che comunque io non ci gioco, diciamo. No, guarda un po' quelle infame che lascia le cose. Anche perché è vero, no, stavo pensando che appunto era, mannaggia raga, ci dobbiamo sbrigare. Dov'è, brutta? Mamma. Adesso devi morire, non mi importa, devi morire. Sta anche diventando notte, quindi non mi deve disturbare. Ok, allora, come stavamo dicendo, visto che ci ha rotto le scatoline, questo come sta? Non lo sappiamo. Ok, però un attimo, due oggetti glieli vorrei dare. Ok, una, ma basta, ma vattene via a rompere le scatole. No, anche quello? No, vabbè, no. Come faccio a vederlo se entra? Vabbè. Comunque, allora, dobbiamo prendere la nostra vanga. E comunque, come c'è? No. No, ecco appunto. Volevo un attimo comunque riempire questo qua, perché non credo ci serva. Poi, praticamente, io dovrei cominciare a fare tutto il lavoro, diciamo, odioso, come quello che abbiamo fatto appunto nel primo episodio, perché avevamo appunto appena cominciato. Quindi io praticamente ci tenevo, diciamo, a darvi la notizia che appunto dovevo fare questo, e ci rivediamo direttamente quando ho finito tutto, perché mi sa che ci sarà un bel lavorino da fare letteralmente. Quindi ci vediamo dopo, ragazzi. È arrivata nel giardino perché hai un albero da frutta. Bene, allora, visto che appunto è arrivato questo, che, eccolo! Sì, allora aspetta, togli. Ah, un ragnetto, diciamo. Vediamo, volevo. Mangiano tre frutti di tipo qualsiasi. Vediamo, oh sì. Allora, forse in teoria. Più per la visita di Raisant, ok. In teoria, se noi facciamo qua e mettiamo, tocchiamo la pianta, esatto, perfetto, quindi se lui lo mangia può diventare stanziale, è una cosa veramente carina. Comunque, come potete vedere, più o meno ho quasi fatto, e come potete vedere questo non è innamorato, questo no, perché mentre facevo tutte quelle cose, appunto, no, non quella, ma si è stanziato, quindi per i requisiti d'amore, che sono sempre abbastanza fondamentali, dobbiamo appunto far mangiare una margherita o un ranuncolo. Io che cosa farei? Andrei qui, anche perché stavo diventando un sacco diverso. Mannaggia, che cos'è? No, ma se non si apre, mannaggia. Ok, invece loro, avevo visto un serpente, tipo. Sì, esatto, dobbiamo vedere perché si stanziano. Deve mangiare, diciamo, un topo, cosa che noi ancora non abbiamo, quindi dobbiamo vedere. Lui, dai, vieni per un pochino, dai, vieni. Andiamo. Comunque, se appunto io continuo a fare così, se succede appunto qualcosa, vi aggiorno, se no poi vediamo insieme dopo.
Ok ragazzi, ho finito dopo tantissimo tempo. Bene, allora comunque lo sapete cosa volevo fare io al laghetto? Volevo comunque ampliarlo, visto che comunque... No! No! Non mi interessa! Prendi... Mannaggia! Prendi, sei tranquillo. Ce l'ho fatta! Sì, ok, molto pericoloso. No. Oh, guarda, ragazzi, mi hanno rotto le scatole tutte queste cose, lumaca e pipistrelli. Rossi poi. No. Dov'è? Dov'è? Siamo attenti perché stiamo dicendo tipo tutto sprecando le cose solo per uccidere quei tizi. Eccoli. Eccolo. Mannaggia! Cavolo, no ragazzi, no, questa era una farfalla, pensavo che fosse lui. Eccolo, non devi provare a bere, non la devi contaminare quell'acqua. Dai, ecco, ormai deve essere morto, non si alza più. Non ti faccio alzare più mai nella vita. Ma muori, mamma mia, ma che cosa vogliono dalle mie vignette? Non devono mangiare da loro, non devono assolutamente, punto. Ok, comunque appunto voglio ampliare, okay, visto che comunque ne abbiamo la possibilità, quindi ok, credo che così vada bene, è abbastanza grande, anche perché comunque per colpa di quei mostri che arrivano sempre più spesso, purtroppo non abbiamo tanti soldi, quindi dobbiamo appunto vendere le cose. Avete visto, abbiamo 188 cose e se la vendiamo appunto arriviamo a 248, quindi è una cosa molto utile. Questo invece, oddio, no, cosa succede, cosa stai facendo? No. Ok, allora facciamo una cosa, selezioniamo lui e lo mandiamo dall'altro coniglio. Dov'è l'altro coniglio? Dove sei? Ma perché questo se lo sta mangiando? No, devo vedere dov'è. Forse è qui dentro? No, se no me lo direbbe. Raghi, non mi fate brutti scherzi, eh. Cosa? Che è successo? Che cosa gli era successo? No, è impossibile, raga. Ah, ok, intanto la volpe è diventata stanziale, ok. Forse ce la siamo cavata. Ok, l'abbiamo ucciso prima noi. Prima che facessi ammalare la nostra cosa. Bene, cos'è? Ok, piantiamo qualsiasi cosa sia perché non mi sembra sia nocivo. Che cos'è? Vediamo un attimo. Ranuncolo. Ok. Quindi abbiamo due volpi. C'è ancora questo qui che però per diventare stanziale che cosa deve fare? Deve mangiare tutti. Ma mangia questi cosi, ho detto. Mamma mia. Ok. Volevo vedere comunque se riuscivamo almeno a far riprodurre. Non mi dire... No, non mi dire che è morto. Che è morto quello, no. Quante carote abbiamo? Ne dobbiamo comprare altre. Eh sì, ragazzi, dobbiamo andare un attimo all'emporio, esatto. Dobbiamo comprare altre cose, altre... altre cosine carine. Per forza. Si squagliano in tasca. Mi servono le carote. Riccardo, ecco la carota, bene. Dobbiamo comprarle. Allora, pianta seme. Ok, sì. Perfetto, non ci serve altro. E ora comunque con tutta questa erba ovviamente non possiamo lasciarla in questo modo. Quindi abbiamo un sacchetto di erba. Inizia a versare e strappa le luci il puntatore. Perché dovremmo ridurlo? No, espandi, per carità. Appunto strappa, strappiamo e appunto togliamo l'erba. Ma a noi ci serve appunto, facciamo così.
Vedete? Bla 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 bla. Qua dobbiamo mettere, vabbè. Comunque praticamente poi io mi devo fare tutta questa cosa in questo modo e lo faccio abbastanza così in modo che mi resta molto molto più facile farlo. Quindi io intanto faccio, ci vediamo dopo. Raga, guardate, mentre mettevo l'erba, guardate che abbiamo una rana. Dobbiamo avere ancora più acqua, ha mangiato un taffy. Ok, io credo che per il momento non possiamo. Cosa sta facendo? No, 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 taffy no! No, 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 no! No! Mannaggia, uffi! Ma non abbiamo un altro, vero? Perché volevo vedere il motivo del perché sì, ecco, ce l'abbiamo. Perché diventa stanziale? Non, no, a me non interessa perché per quale motivo diventava stanziale. Dai raghi, però non posso uccidersi in questo modo, ma basta. Vabbè, comunque ragazzi, io direi di continuare nel prossimo episodio perché sono successe veramente un sacco di cose incredibili, ma anche abbastanza rompiscatole, devo dire. Sì, hanno fatto visita appunto una rana, diciamo, e comunque... Cosa? Perché? Beh, comunque ci hanno fatto visita appunto una rana e un serpente, una volpe, un'altra volpe che poi è diventata stanziale e un ragnetto. Quindi secondo me abbiamo fatto un sacco di cose che purtroppo ogni po' di tempo si ammalavano le cose, si ammalavano le pignate, ma purtroppo quel cavolo di pipistrello e c'è quell'altra lumaca purtroppo proprio diciamo che non mi permette di andare avanti. Comunque qui faccio cascare le mele in modo che sia tutto a posto, però comunque io con tutte queste cose che devo ancora finire, ma lo finirò off camera, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti.